Sì, buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno uffici, Buongiorno. buongiorno consiglieri. Diamo inizio a questo consiglio Buongiorno. del 1º marzo 2021. Ci avviamo verso la primavera finalmente. Dottoressa, quando vuole può chiamare l'appello che iniziamo, grazie. Ok, vado, Cardella. Presente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Orilia. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, presente. Savoca. Presente. Scarlata. Assente. Serio. Assente. Tusa. Buongiorno presente, buongiorno presente. Mi scuso. Buongiorno presente. Buongiorno. Greco assente, 7 presenti su 10, ore 9 e 58. Buon lavoro. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Iniziamo questa mattinata del primo del mese, vedo già tante mani alzate. La prima mano alzata è quella del consigliere Tusa. Prego, consigliere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Caro Presidente, sappiamo che in Costa Sud finalmente la rete, anzi ce l'ha comunicato prima della videoconferenza, lei sta lavorando nel diserbare le aiuole, insomma, dare un po' di decoro a Romagnolo e nella parte diciamo, di costa più utilizzata dai cittadini e dai turisti. Sabato scorso c'era una riunione, un'assemblea cittadina, in cui sono stato invitato. E c'erano delle persone anche al di fuori della circoscrizione che chiedevano informazioni su come mai ancora non sono stati attivati alcuni lavori, cosa c'è da fare. E diciamo, in questa assemblea è uscito fuori la possibilità, se c'era la possibilità, di fare un consiglio sul posto, un consiglio di circoscrizione e invitare la giunta comunale. Io naturalmente ho detto che più volte abbiamo cercato fortemente la giunta o gli assessori vari, tranne qualcuno, raramente si sono presentati, anzi solo all'inizio, se lei si ricorda. E quindi io ho detto che portavo questa informazione al Consiglio, ma d'altronde anche noi ci siamo mossi in merito perché abbiamo più volte sollecitato gli assessori competenti a dedicarsi a questo tratto importantissimo di mare, di costa della nostra circoscrizione. Quindi la richiesta è se c'era la possibilità, se siamo tutti d'accordo, di fare un consiglio itinerante sul posto con i cittadini e la giunta comunale o gli assessori, insomma, che possono dare qualche diciamo, input affinché si possano risolvere alcune criticità che poi non sono così difficili da risolvere. Ci vuole un po' di impegno e mettersi lì a lavorare seriamente e qualcosa si può risolvere. Quindi io diciamo, inoltre questa richiesta a tutto il Consiglio. A proposito, in questa assemblea c'era qualche consigliere comunale, la Chinnici, la Gentile, che comunque hanno detto che dice, la giunta deve venire, se la chiamate, quindi non ci sono problemi, fateci sapere. Quindi c'è anche questa possibilità che i consiglieri possono coinvolgere la giunta, insomma, ma non ci sarebbe neanche, perché quando la circoscrizione appunto chiama, loro si devono mettere a disposizione. Quindi, questo è quello che volevo dire. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Tusa, ma questo è quello che abbiamo asserito sempre noi e che hanno sempre disdetto i signori. E l'abbiamo detto sempre con forza, perché non si può lavorare in questo modo. Perché se noi chiamiamo l'attenzione della dirigenza e della giunta comunale, ovviamente, che sono pagati per questo, ve lo ricordo nuovamente, sono pagati per risolvere i problemi della città di Palermo. In questo caso, quando l'istituzione della seconda circoscrizione invita questi signori e loro se ne fregano altamente, non se ne stanno fregando altamente di noi che li abbiamo invitati, ma se ne fregano altamente delle istituzioni della seconda circoscrizione, se ne fregano altamente, ancora più grave, dei problemi dei cittadini, che sono quelli che pagano questi signori.
Cioè è una cosa inverosimile e l'abbiamo detto sempre con forza, l'abbiamo ribadito tutti sempre con forza. Ora noi faremo un altro tentativo, però questa volta questo tentativo proseguirà, se non viene nessuno, non ci daranno risposta, proseguirà con forza e chiameremo tutti i media che ci stanno sul territorio, faremo una riunione, faremo una riunione lì in circoscrizione o in videoconferenza come volete e noi denunceremo tutto questa volta. È impossibile perché questi signori devono assumersi le loro responsabilità. Non è possibile che scappano sempre, non concludono mai niente. E hanno sempre il problema dell'amico, 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 di portare qualche albero, di fare qualche pezzettino di strada e di non risolvere i problemi reali che ci stanno nei quartieri, nelle circoscrizioni in tutta Palermo. Questa volta la faremo sul serio, veramente, perché non se ne può più. Signora Ventimiglia, se vuole gentilmente prendersi l'appunto, andare al nostro caro Se devi Giovanni parlare appunto e Dragotto, poi dalle aspetta, comunicazioni che devono Giovanni Dragotto, di indire una riunione o un consiglio lì qui sul lungomare di Romagnolo, Romagnolo. invitando tutti questi signori. Al più presto possibile, non passando mesi e mesi, anche se possibile in queste settimane. Grazie, dottoressa. Signora Ventimiglia, ci faccio sapere domani o dopodomani quello che è stato, che hanno risposto, se non risponde nessuno, e vediamo quello che c'è da fare. Consigliere Guaresi, prego. Grazie Presidente. Dico, è giusto puntualizzare che questa seconda Puntualizzo. circoscrizione è da 4 anni che porta avanti battaglie della Costa Sud. Circa qualche anno fa siamo riusciti a fare scendere in strada il vice sindaco. In quell'occasione abbiamo portato tutte le nostre rimostranze, tutte quelle richieste dai cittadini. Diciamo che qualcosa si era mossa. Dico, questa circoscrizione vorrei ricordare che ha il potere di invitare, ha il potere di scagliarsi contro l'amministrazione qualora non diano risposta. Noi non abbiamo bisogno del consigliere comunale che ci venga a dire se ci invitato o non invitato, perché questo consiglio comunale, ricordiamoci che è l'artefice di non dare poteri alla circoscrizione. È l'artefice di dire che il consigliere di circoscrizione non serve. È l'artefice di dire che il consigliere comunale, il consigliere di circoscrizione deve solo fare le richiestine come se fossimo alla prima elementare. Non funziona così. Noi abbiamo il potere, come diceva lei, facciamo subito l'invito per tutta la giunta comunale, per i problemi che ci sono sulla Costa Sud. In quell'occasione, come dice lei, facciamo aggiungere l'invito a tutti i media, come dice lei, tutti i giornalisti, di cui abbiamo sicuramente il dottor Dragotto. Avrà una ventina di email dai giornalisti, li manda a tutti. Noi andremo a fare, decidiamo il giorno, magari diamoci 4-5 giorni di tempo, lunedì della prossima o martedì della prossima settimana, facciamo questo incontro in Costa Sud. Dico, noi invitiamoli e diamo il tempo giusto e necessario perché sappiamo benissimo, dico, ecco, gli impegni che ogni assessore può avere. Però su tutta la giunta comunale, mi permetta, Presidente, almeno due o tre, dico, liberi, sicuramente quel giorno ci saranno o si renderanno liberi. Ripeto, il Consiglio Comunale è l'artefice di mettere ancora all'angolo la circoscrizione. È il momento in cui noi, ecco, riusciamo a portare determinate, ecco, situazioni favorevoli alla circoscrizione. E quello che non sopporto io è la classica passerella che si fanno tutti. Dico, e questo io non l'accetto. Quindi andiamo a fare questa richiesta, come ha detto lei, Presidente. Andiamo a fare questo consiglio in Costa Sud, visto e considerato che ormai, dico sì, oggi già stanno cominciando a diserbare, visto e considerato le nostre note. Ognuno di noi fa le sue rimostranze, li porta al consiglio. Hanno cominciato perché anche loro sentono, ecco, le videoregistrazioni. Io lo so, ne sono a coscienza che guardano le videoregistrazioni, sanno di cosa abbiamo parlato, sanno che ci siamo lamentati che la Costa Sud stava diventando nuovamente una discarica a cielo aperto. Sanno che abbiamo chiesto in videoconferenza di fare tutti quei controlli perché non si capisce bene chi col camioncino arriva e va a sversare i loro rifiuti. Questo è grave.
Quindi ci vuole massima attenzione, facciamo questo consiglio, facciamoci sentire, facciamoci vedere che lavoriamo per il territorio, per i cittadini, per il bene comune. Grazie Presidente. Grazie consigliere Guaresi. Io in questo invito lo farei pure al sindaco. Perché veramente. Certo, tutta la giunta del sindaco in primis, certo. Sì, lo farei prima al sindaco e poi tutta la giunta, perché il problema è, cioè, è grave, è di una gravità assurda. Perché quello che vogliono fanno, la gente quello che vuole fa, e loro se ne devono accorgere lì sul posto quello che sta succedendo, di quello come stanno facendo diventare la costa. Perché stiamo ripiombando di nuovo agli anni bui. Che chiunque arriva e va a buttare spazzatura, chiunque non rispetta le regole, chiunque fa quello che vuole, chiunque fa quello che vuole. Non l'ho capita questa cosa dell'inciviltà che non si può combattere, io non la tollero, ci posso fare. C'è qualche altro che vuole aggiungere qualcosa? Prima grazie che... Presidente, prego, grazie. Volevo aggiungere una cosa sulla Costa Sud. Invece di invitarli, che ogni volta li invitiamo e non vengono, lo facciamo noi consigliere della seconda circoscrizione e ci mettiamo là a distanza e facciamo il consiglio. Ci guardano al comune che siamo in videoconferenza. Sì, ma questo sarà lo stesso, ma l'invito ci deve essere, consigliere. A parte l'invito, noi possiamo cominciare anche domani a fare questo consiglio là. Questo volevo aggiungere. No, facciamoci sentire quando loro sono disponibili a venire. Entro 10 giorni, se sono disponibili a venire. Anzi, dobbiamo dare una data, non dobbiamo dargli tra un mese, la data tra due del mesi. Consiglio deve uscire, la data del esatto. Consiglio, fra 8 giorni. Data, gli dobbiamo dare in questo giorno, noi abbiamo il consiglio in Costa Sud, gradiremmo la vostra presenza per problemi seri che riguardano il territorio. Grazie, punto. E vediamo quello che dicono. Perché saremo sempre così. Ora siamo in primavera, passerà aprile, passerà e facciamo sempre. No, è ora che ci dobbiamo muovere, lo faremo senz'altro. Poi se non vengono saranno problemi loro. A noi non ce ne frega niente. No, questo volevo aggiungere. Grazie. Grazie. Va bene, consigliere Riva, grazie. C'era qualche altro che vuole intervenire? No, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, all'approvazione degli atti ispettivi. Nominiamo gli scrutatori per il consigliere Tusa, il consigliere Orilia e il consigliere Cardella. Se abbiamo noi verbali da leggere, dottoressa, li può anche mandare così li leggiamo e li approviamo. Dottoressa Lotà? Sì, sono qua. Sto cercando. Sì. Nel frattempo ci dovrebbe sì, essere una promozione. Se ce l'ho in sospeso comincia, consigliere Tusa, dai. Sì, ce n'era una in sospesa, però devo prenderla e uscire un attimo dalla... E poi vi ricordo a tutti alle 11 a Palazzo delle Aquila. Ma ci sono notizie del Presidente? Mi perdono, che doveva essere stamattina. Sì, sì, mi ha chiamato a me e mi ha detto di aprire, scusatemi se non mi sono scordato a dirvelo. Mi ha chiamato a me e lui già si trova lì, con il Presidente per altre, perfetto, per altre cose. Perfetto. Mi ha chiamato a me e mi ha detto di aprire, di fare il consiglio e di raggiungerlo lì. Consigliere, tu sei sparito. Io avevo già inviato quello del 18 dicembre al consigliere. Vabbè, se c'è qua lo leggo io, dai. Aspetta un attimo, lo cerco pure io. Fatemi controllare, perché pare che siamo arrivati al 10 di dicembre, sì. Ora c'è quello del 18. Glielo mando subito, vicepresidente, qua. Ok. Inviato. Sì, sì. No, ancora non arriva. E allora ne ha mandato uno adesso, ecco, è arrivato adesso. È quello del 18 dicembre, 18, aspetta che vedo. Sì. 18 dicembre, dai. Ok. Mi sentite? Sì, sì, ci sentiamo. Allora, l'anno il giorno 18 del mese di dicembre il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza mediante collegamento telematico a distanza, giusta convocazione del Presidente Greco, protocollo 854548 del 25/9/2020, per trattare gli argomenti di cui l'allegato ordine del giorno. Presiede la seduta del Presidente Greco, il quale alle 10.03 chiama l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Quaresi, Marchese, Olivia, Savo, Cascarlata, Serio,
Tusa discusso, il presidente Greco è assistito al segretario dottoressa Giovanna Rota, redige il verbale la signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la verità del forum strutturale, il presidente Greco dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici e la SISPI che permettono ai consiglieri di poter svolgere le sedute in videoconferenza. Il presidente Greco esprime felicitazioni per la liberazione dei pescatori di Manzana del Vallo dopo 109 giorni di sequestro. Ringrazia il governo italiano che ha permesso la loro liberazione, fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari ed è meraviglioso che tutto ciò stia avvenendo prima delle festività natalizie. Il consigliere Aurilia comunica che su via Messina Marina si sono nuovamente stanziati nomadi. Tutto questo è intollerabile, i cittadini sono costretti a convivere con cattivi odori, schiamazzi, notturni e spazzatura sul marciapiede, oltre a rifiuti organici è necessario che ci siano controlli serrati per garantire il decoro della nostra città. Il presidente Greco condivide quanto detto dal consigliere Olivia, sarà sua cura per disporre una nota per intensificare i controlli non solo per tutelare il decoro, ma anche per garantire soprattutto la sicurezza ai nostri cittadini. Consigliere Marchese si associa alla felicitazione espressa dal presidente per i pescatori liberati. Comunica altresì che in via Sperone sono stati rimossi tre pali di illuminazione pubblica, in quanto alla base erano danneggiati e si rischiava di recare danno ai cittadini. Spero che possano essere ricollocati al più presto per ridare e garantire la sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle ore notturne. Anche il consigliere Scarlato si associa alla felicitazione espressa dal presidente per i pescatori liberati. Informa che la raccolta dei rifiuti sta riprendendo anche se ci vorrebbero più controlli per sanzionare coloro che ancora continuano a gettare indiscriminatamente i rifiuti ingombranti. E inoltre vi sono altri cittadini che continuano a gettare rifiuti fuori orario. In merito ai pali dismessi, ricorda che anche lui in passato ha fatto delle note per questa problematica e informa il consigliere Marchese che è una battaglia lunga. Ricorda il lungo iter da lui seguito per i 14 pali dismessi in via della Concordia, problematica che ha creato seri disagi ai cittadini, in quanto si è oscurata tutta la zona. Inoltre ricordo che sebbene il palo venga tolto, non viene rimesso subito, in quanto l'AMG attende che il comune paghi l'intervento e inoltre l'AMG rigenera e reinstalla il palo dismesso. Alle ore 10:20 esce dalla videoconferenza il consigliere Cardella. Il presidente Greco ringrazia il consigliere Scarlata per la sua esposizione. Purtroppo, se si guardano le altre città europee, si nota che qualsiasi intervento viene fatto in modo eccepibile e tutti i servizi funzionano. Questa realtà è molto diversa da quella che viviamo noi. In ogni caso, spera che qualche cosa possa cambiare. Alle ore 10:30 esce dalla videoconferenza il consigliere Serio. Il consigliere Guaretti informa che i nomadi sono comparsi in questo tratto citato dal consigliere Aurilia il 10 novembre e lui è stato contattato da alcuni cittadini preoccupati dalla loro presenza, visto che i loro precedenti di atti illeciti. Il 16 novembre ha inviato una nota urgente per il loro sgombero che è avvenuto il 21 novembre. Purtroppo il 5 dicembre si sono ripresentati e ha inviato l'ennesima nota specificando che si deve trovare loro un posto idoneo, che non possano sostare qui per motivi, non per motivi razziali, ma per gli atti illeciti a cui sono avvezzi. Inoltre ringrazia che i vertici dell'AMAS che dietro la sua nota sono riusciti a chiudere una voragine creatasi il 14 dicembre. L'AMAS sta provvedendo a capire se all'interno della voragine vi è una perdita oculata. Infine informa che su via Galletti, mediante le due telecamere da lui richieste installate, tramite l'individuazione della targa sono state fatte 109 multe ai residenti di Villa Abate e altre ai residenti di Figarazzi e Micilmeri. Comunica altresì che da accertamenti fatti è emerso che i soldi spesi per il restyling del giardino dinanzi al Palazzo della Regione non sono stati 3 milioni ma 920.000 euro. Anche se la spesa è esorbitante, teneva a precisare che il Movimento 5 Stelle aveva riportato una notizia sbagliata. Infine si dispiace che durante la seduta in Consiglio Comunale la consigliera Giroffi sia stata difesa mentre mangia un piatto di pasta. Si augura che venga aperta un'indagine in quanto sono loro a dover dare l'esempio ai cittadini che rappresentano. Alle ore 10:44 esce dalla videoconferenza il vicepresidente Savoca. Il presidente Greco ringrazia il consigliere. Buongiorno. Buongiorno. E dichiara che non era a conoscenza dell'episodio citato che riguarda la consigliera
consigliera Girotti. Anche lui ritiene che sia increscioso che tutto ciò avvenga in una seduta di consiglio e spera che si possa fare chiarezza. Il consigliere Tusa ricorda anche che il sindaco ha dichiarato nel corso di una seduta di aver interrotto una partita di bridge per presenziare alla seduta. Ritiene che anche questa sua dichiarazione non sia rispettosa nei confronti del Consiglio Comunale. Terminata la discussione alle ore 10.56, il presidente Greco chiude la seduta di consiglio. Ok, terminato così. Ok, grazie consigliere Tusa. Ecco, qua c'è il consigliere Cardella, per cui non va sostituito. Grazie della lettura del verbale. Mettiamo in votazione il verbale. Quando vuole, dottoressa, chiamiamo per la nominale. Sì. Sì, perché non si capisce presente e assenti, va bene. Cardella. Favorevole. Guaresi. Favorevole. Marchese. Non c'è, assente. Aurilia. Assente. Favorevole. Savoca. Favorevole. Presente. Favorevole o no? Favorevole. Scusatemi, volevo dire favorevole, ha ragione, mi perdoni. Serio? Favorevole. Marchese è rientrato favorevole al verbale. Scusate, ho il suo telefono Vughe. Vabbè, consigliere Marchese è favorevole? Certo, per il bene comune sempre. Ok, grazie. Grazie a lei. Favorevole. E Greco è assente, quindi approvata all'unanimità dei presenti, ore 10 e 19, assente solo il presidente Greco. Presidente, grazie. Mi scusi, sì, un attimo solo. Le volevo ricordare che abbiamo quell'appuntamento a Piazza Giulio Cesare. Sì, è questo sto dicendo. Abbiamo detto 20 volte già in consiglio. E questo stavo dicendo, grazie dottore Salotà per l'approvazione del verbale. E a questo punto io chiuderei il consiglio per recarci tutti a Piazza Pretoria, dove abbiamo l'appuntamento alle 11. Per la manifestazione della consegna delle chiavi delle circoscrizione virtuale. Simbolicamente. Ci vediamo tutti alle 11 lì in Piazza Pretoria. Grazie. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Presidente. Prego, per favore può comunicare anche ai consiglieri assenti quello che vi ho detto all'inizio prima della registrazione. E chi è che c'era assente di qua? Serio? Scusa, ma siete per il gruppo, va bene, un messaggio va bene, va bene. Va bene, va bene, poi bene, grazie.